Cari amici, bentrovati. Adesso ho in mano un quadro molto interessante che ho scelto perché stiamo commentando la lettera pastorale che ha come titolo Lo stupore della tavola. E dopo aver parlato della pagnotta, vorrei che questo quadro ci aiutasse a continuare a riflettere sul nostro mangiare insieme. Questo quadro è facile da commentare a prima vista. Che cos'è? Gente attorno ad un tavolo che sta mangiando. Molto semplice. Ma in realtà voi sapete che tutti sappiamo che quando ci sediamo intorno a un tavolo, tutti noi arriviamo da storie diverse. Magari il figlio arriva da scuola, il papà arriva dall'ufficio, la mamma arriva da aver fatto la spesa ed essere andata a trovare la nonna. E succede così, a tavola arriviamo tutti da storie diverse e lì a tavola poi, sovente succede a sera, quando le cose girano bene, ci raccontiamo un attimo la storia della giornata, ognuno la sua. E il bimbo racconta la scuola, il papà magari dice qualcosa del lavoro e quello è mangiare. Mangiare è parlarsi, non solo riempirsi la pancia. Bene, questi tali anche arrivavano da una storia. Questi due signori erano partiti al mattino presto tristissimi. Questa è una cena. Loro erano partiti tristissimi, tristissimi, al cuore a pezzi. Perché il giorno prima, qualche giorno prima, un loro amico era stato ucciso, barbaramente ucciso, ingiustamente ucciso. E loro avevano il cuore a pezzi, veramente a pezzi. E stavano camminando per tornarsene a casa, distrutti. Si avvicina un tale e dice: Mamma mia, ma che faccia avete? Ma che faccia? Vi vedo così giù. E loro dicono, sapessi cosa ci è successo, raccontano la loro storia. E quel tale cerca di rincuorarli, cerca di ridar loro speranza. Camminano, camminano per oltre 2 ore, 11 km. E quando sono ormai vicini alla loro casa, dicono allo straniero, ma fermati con noi, mangiamo qualcosa. Lo straniero si ferma, si siedono a tavola, ed eccola qui, la tavola, e mentre sono lì che mangiano tranquilli e continuano a conversare, a un certo punto quel tale fa un gesto di benedizione, spezza un pane, fa un gesto che per loro dice tantissimo. Gli si aprono gli occhi e capiscono che quel tale era il loro amico che era morto e che adesso è risorto. Caravaggio, questo è un quadro di Caravaggio del 1601, La cena in Emmaus. Caravaggio dipinge proprio quell'istante, quell'istante, proprio solo quell'istante, l'istante in cui si aprono gli occhi, restano senza parole. Caravaggio dipinge lo stupore e noi lo vediamo molto bene perché quello alla nostra sinistra, questo qui, sposta indietro la sedia, al punto che la sedia sembra uscire dal quadro, ci sembra quasi venire addosso, e quell'altro allarga le braccia, l'allarga in modo vistoso, vistosissimo. E la mano quasi fuoriesce dal quadro, sembra quasi toccarci. È proprio un inno allo stupore. È un oh, che continua. Ogni volta che lo guardi è ancora lo che continua dopo 4 secoli. Bellissimo. Pensate, piccola nota, se noi mangiassimo con un po' di stupore, un po' di questo stupore, stupiti, stupiti che c'è da mangiare. C'è da mangiare anche stasera, mamma mia. E stupiti che c'è qualcun altro a tavola con noi. Ma che meraviglia, c'è ancora qualcuno che mi vuol bene, che si degna di mangiare con me? Ma che meraviglia, pensate, è bellissimo questo. E Caravaggio accentua questa idea di stupore, l'accentua perché addirittura, oltre alla sedia che viene fuori, la mano che viene fuori, capovolge la prospettiva. Bellissimo. Sapete, la prospettiva, per disegnare in prospettiva si dipingono più grandi le cose vicine, più piccole le cose lontane. Caravaggio ha rovesciato la cosa nell'apostolo alla nostra destra, perché ha la mano più lontana grossa e la mano più vicina a noi piccola. Cioè ha rovesciato la prospettiva, è come se il quadro quasi fosse rivolto a noi, è proprio rivolto a noi, quasi la voglia di uscire da questo quadro e dire dai, stupitevi, stupitevi, che meraviglia. Caravaggio dunque si concentra sullo stupore e se noi guardiamo l'apostolo che è alla nostra destra, notiamo una cosa interessante, e cioè che non solo ha le braccia allargate, ma ce l'ha così. E così vuol dire tanto stupore, sì, ma vuol dire di più, vuol dire in croce.
e messo come se fosse in croce. Interessante. Caravaggio cerca di descriverci una cosa interessante, cioè quello che pensa l'Apostolo. L'Apostolo sta pensando, l'ho visto in croce e adesso è qui. Cioè, l'ho visto in croce e adesso è qui? Mamma mia, bellissimo. Cioè, dice il motivo dello stupore. Perché sono così stupiti? L'hanno visto in croce, l'hanno visto morto ed è vivo. Cioè, hanno visto una fine e invece quella fine non era una fine ma era un inizio. Sapete, noi tante volte vediamo delle cose che finiscono, tutte le cose sulla terra finiscono. Finiscono le giornate, finiscono i mesi, finiscono gli anni, finiscono le tante vicende, finiscono addirittura i grandi imperi, finisce anche la nostra vita. Tutto ha una fine. Noi vediamo solo sempre delle cose che finiscono, delle cose che finiscono. E non ci possiamo fare niente di fronte a molte. Grandioso. Questo tale, per la prima volta, vede una cosa che era finita, invece non era finita, era un inizio. Era un nuovo inizio. Bellissimo. Questo, sappiamo, è il clou della fede cristiana, ma questo è molto di più. Addirittura quando mangiamo funziona sempre così. Quando tu ti siedi a tavola e sembra una fine, cioè se stai magari un giorno senza mangiare, noi siamo abituati a mangiare tutti i giorni, tutti i pasti, ma se stai un giorno senza mangiare, inizi a sentire che le forze ti vengono meno, sembra che non ti tiri più su, poi ti siedi, mangi un piatto di spaghetti, mangi una bistecca, ah, si torna a ragionare. Sembrava una fine e invece si riparte. Che bello! Ogni volta che ci sediamo a tavola, noi viviamo questa scoperta. Si riparte, una fine che in realtà è un inizio. E per chi è credente, questo ci può ricordare che la nostra fede dice che è proprio così. C'è qualcuno che è capace di rimetterci in piedi e di far riiniziare la vita anche quando sembra finita. E allora rimaniamo un attimo in silenzio e guardiamo questi elementi di questo quadro.